Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo in accordo con gli altri listini continentali, che accusano perdite consistenti. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano troviamo STM e Tenaris. Le più forti vendite invece si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni in discesa di oltre 4 punti. In lieve rialzo lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,20%. Tra i dati macroeconomici rilevanti, in Germania il commercio al dettaglio frena più delle attese, mentre l'economia britannica accelera nel secondo trimestre, confermando l'espansione prevista in precedenza. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei consumatori e il PMI Chicago dagli Stati Uniti. Attesa una partenza incerta per la borsa di New York, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 4.836,50 punti.